Ciao bella gente, io sono Pimot, benvenuti sul mio canale. Raga, oggi voglio tornare di nuovo con i misteri di Google Earth, perché ne abbiamo già trovati un sacco insieme, anche voi nei commenti me ne avete consigliati veramente tantissimi, però ho pensato una cosa, solitamente lo faccio col computer, perché è vero si vede più grande, però vedete la mia faccia piccolina in un angolo, ed è tutto molto più scomodo, perché bisogna cercare, fare 1500 robe. Ma la cosa bella di questo format non è tanto il cercare il mistero, quanto andare a vedere il mistero in questione, appunto, e poi ovviamente condividere con voi le coordinate in modo tale che anche voi possiate da casa vostra andare a cercare insieme a me. Ogni tanto mi capita di leggere dei commenti che infatti Pimot, sono andato a vedere il mistero di Google Earth che tu hai citato nel video dell'anno scorso, non lo trovo più. No, perché Google Earth, Google Maps o comunque tutte le piattaforme di mappe, specialmente mappe in 3D, Street View, chiamatelo come volete, si aggiornano di anno in anno, ogni due anni o non so, in base a quando passa il tipo con la macchina a filmare le strade, appunto. Quindi magari i misteri che vediamo oggi tra sei mesi, due settimane, un anno, tre anni non saranno più disponibili. Se non sbaglio, Google Maps dà la possibilità di vedere le mappe antecedenti, quindi facciamo questo esempio qua: la macchina di Google Earth è passata sotto casa mia, ora sparo a caso, nel 2018 e ripassa oggi, quindi sono passati sei anni. Io posso andare a selezionare la mappa del 2018 per vedere com'era nel 2018. Ed è anche carino perché molte volte vediamo anche come cambiano le cose. Vi faccio questo esempio stupido. Io che è un po' di anni che non vado più in Thailandia, sono andato per 6-7 anni di seguito, è un po' di anni che non ci vado più, ogni tanto vado su Google Earth per vedere com'è cambiato. Magari vi dicevo, ok, sta zona me la ricordo, guardo la mappa, mi rinfresca un po' la memoria, poi metto la mappa, l'ultima uscita, diciamo, per capire appunto le differenze. Questa è una roba figa. Ma ora veniamo un attimo al succo del video. Questa volta voglio fare una cosa un po' diversa, perché ho qua il mio telefono, ho trovato su Instagram l'altro giorno, ma così, ero lì che cazzeggiavo, guardavo un po' di reel, un po' di robe, ho trovato una pagina che si chiama Google Earth Misteri. Quindi ho detto, perché non andare a vedere i reel che fa questa pagina per vedere questi misteri? Non li ho ancora aperti, però vedo che ci sono le coordinate, quindi anche voi potrete guardarli da casa vostra. Quindi direi di far partire la registrazione schermo, così vedete esattamente quello che vedo io, e vediamo cosa pubblica questa pagina. Allora, le coordinate, ok, ci sono. Non riesco a capire dove sono, molto rapido, eh. Ah, ok, questo non è un mistero, è una cosa divertente. Uno che si gratta il culo mentre passa la macchina di Google Earth. Beh, succede anche questo. Qua vediamo. Sono reaction molto veloci, però almeno non riusciamo a vedere tanti. Polizia. Polizia sul cavallo. Ah, vabbè, tutto lì. What the fuck is this? Ok, questo già mi piace dal titolo. Ah! Beh, qua potrebbe essere un glitch. Infatti vedo i commenti, un glitch nella simulazione, perché sapete che c'è una scuola di pensiero che dice che siamo tutti all'interno di una simulazione o robe del genere. Comunque sia, potrebbe essere un glitch della videocamera. Guardiamo cosa ho trovato. Questa l'avevamo già vista, l'astronave, sembra un'astronave UFO, in realtà penso che sia un monumento, non so che cavolo sia. Ha trovato Stormtrooper in Google Maps, quelli di Star Wars. Cazzo, è vero! Io vedessi uno così per la strada, però mi metto a ridere, dai. Mandalo al tuo migliore amico. Immaginavo che fosse il tipo così. Grand Theft Auto versus Real Life. GTA, che dovrebbe uscire nel 2025. Madonna, se va veloce. Ah, ok, lui ha preso le mappe, diciamo, di GTA e è andato a cercare il luogo, diciamo, originale. Vediamo, allora, io sto guardando in base a le faccine che vedo, vedete, tipo questa qua potrebbe essere interessante. Ma prendi di Google Maps. Questo è divertente, io voglio guardare quelle un pochettino più macabre, spaventose. Ok, qua vedo già una faccina spaventata, è il che mi piace. Che cazzo sono? Dopo mesi di ricerca, questo voglio vederlo. Non c'entra un cazzo con Google Maps.
Dovrebbe essere una balenottera azzurra. Ah no, ok, è andato a cercare qualcuno, ha caricato una foto sott'acqua. Porca vacca, raga. Che figata. Che figata. Questo, anche dalla faccina mi sembra un po' terrorizzato. Vediamo. No, vabbè, non mi ha fatto così paura. Al driver di Google Maps è stato arrestato per la velocità. Va bene, avrà avuto fretta. Allora, vediamo. Un UFO? Questo mi interessa. No, non penso che sia un UFO, penso che è nel frattempo che hanno scattato la foto, diciamo, perché poi alla fine per fare le riprese Street View si usa una videocamera, vabbè, non come quella che vi ho fatto vedere nel video scorso o qualche video fa, non lo so quando uscirà questo video qua, però il concetto è quello, sono tante fotocamere che riprendono a 360 gradi e scattano foto, poi in base alle foto ci sono dei software apposta che le uniscono e ci sono anche dei software apposta che oscurano le facce, oscurano le targhe, tutte queste cose qua, perché non penso che sia uno stronzo lì che si mette a opacizzare tutto, perché sennò vi garantisco, raga, che non vedremo mai le mappe di Google Maps, perché mappano tutto il mondo e no, sarebbe un bordello, hanno dei software apposta. Però il concetto è quello, 360, quindi alla fine è una foto, non è un video. Essendo una foto può essere che passi un insetto, può essere qualsiasi roba e appare quella roba lì, però ecco. Ah, far finta di essere morto quando passa la macchina di Google Maps. Che figata, però. Ecco, io vorrei capire, ma magari voi lo sapete, magari sapete aiutarmi. Comunque se sentite casino sono i muratori lì davanti perché devono finire i lavori tipo il 30 di ottobre, siamo a gennaio, non è ancora finito, quindi sentite casino per quello. Io ho dimenticato i microfoni, quelli che uso solitamente ai lavalier, diciamo, in un luogo dove ho fatto un lavoro, quindi ho solo il microfono, questo qua, che uso solitamente. Se sentite un po' di rumore, perdonatemi, sono questi qua che spaccano, fanno. Stavo dicendo, io vorrei sapere però, quando passa la macchina di Google Earth, c'è modo di scoprirlo? Raga, voi che magari siete anche più svegli, più intelligenti di me, provate a darmi una mano, quando, cioè, non so, c'è una tratta, c'è un qualcosa su cui io posso dire, ah ok, domani passa davanti a casa mia, perché lì gli faccio un prank della Madonna, ma ve lo posso proprio garantire, cioè faccio scendere giù le navicelle spaziali. Ci saranno altre pagine così? Google Earth Secrets, questo già mi piace. Che cazzo sono queste robe lì? Non è una pista di aerei sicuramente, almeno credo. No, perché ci sono le macchine. Interessante come roba. Guardiamo i commenti. Tutti vogliono sapere che cos'è, nessuno che risponde. Caccia pronti all'azione, praticamente. Questo. Non è un segreto, ecco. Vabbè, non è un segreto. Che ansia. Ma perché devi scattare una foto così in un negozio con questi due pupazzi lì? No, direi che questa pagina qua, la prima che abbiamo visto, è molto più interessante. Molto, molto più interessante. Andiamo un po' più giù. Magari le ha messe all'inizio del profilo, va a sapere. Trovato Skibidi Toilet, che non so cosa sia. Vabbè, cosa è successo qui? Vediamo, siamo vicino a Bangkok. Niente, si è ribaltato un camion, che è successo tanto. Raga, vediamo, facciamone ancora un paio. Poi, intanto la pagina ve l'ho lasciata il nome, quindi se volete andare a dare un'occhiata, sono divertenti, alcuni sono divertenti, alcuni sono misteriosi, voglio quelli misteriosi. Tipo questo qua, c'è un teschio, quindi Google Maps Scary. Come tag. Ah, forma un teschio. Non so se lo notate, però forma un teschio praticamente. Raga, l'ultimo, dai.
Però, comodo, carina questa pagina, perché molte volte io mi appunto sulle note magari del computer, delle coordinate che trovo un po' online, poi quando ne ho un po' dico faccio il video. Il problema principale è che quando mi metto a fare il video, mezze o non le trovo, oppure, che cavolo ne so, sono delle minchiate, perché non vado mai a controllare prima. Quindi in realtà perdo un botto di tempo senza mai concludere nulla. E tante volte dico, cazzo, devo impiegarci veramente delle ore, anche mentre sono lì che registro il video, perché non controllando prima, per non togliermi, diciamo, la sorpresa, magari poi mi rendo conto che due di quelle 10 coordinate, 20 coordinate che mi ero segnato funzionano, quindi ne cerco sempre altre perché non è che posso fare un video con due coordinate. Mentre una pagina del genere è figo perché le ho già trovate tutte, quindi io vado solo a vedere di che cosa si tratta. Chiaramente in tutti i video, visto nella maggior parte dei video, ci sono le coordinate, quindi potete andarlo a vedere anche voi. Se ne conoscete altre, ragazzi, scrivetemelo sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e come sempre ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre alle 14:15.